Salve amici carissimi e benvenuti sul mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi alla vostra attenzione questo piccolo modellino di scialle che appartiene alla famiglia dei cosiddetti semicerchio, perché come potete notare ha questa parte lineare molto particolare e delicato, semplice e facile allo stesso tempo da elaborare. È come se si presenta formato da tante stelline o foglioline, interpretatelo come meglio credete. Però ha la particolarità che, essendo fatto a semicerchio, viene lavorato in modo speculare, cioè non è una parte soltanto a forma di triangolo, ma dopo questa linea guida, così come io di solito scusate, amo chiamarla, poi c'è la parte speculare che si ripete allo stesso modo. È una maglia reversibile, quindi si può utilizzare sia da un lato che dall'altro lato e spero e auspico che sia di vostro gusto e piacere. Ve lo faccio vedere anche più da vicino, guardate come si notano queste piccole stelline, foglioline, manine, chiamatele o interpretatele come meglio credete, ma semplice, semplice e delicato. Io ho utilizzato questo tipo di filato che qui è sfumato, Caprice Color, però 100% acrilico ma di alta qualità con l'uncinetto numero 3 perché è di spessore numero 5 il filato, però voi logicamente e palesemente potete utilizzare tutti i filati che preferite e i colori che vi piacciono di più. Quindi andiamo al tutorial. Allora, noi dobbiamo praticamente realizzare dall'inizio, dall'origine, i punti che ci serviranno per fare la linea di bordo, quindi 2 e 2 da un lato e quella centrale, che si ripeteranno sempre. Lo sviluppo del lavoro verrà fatto sia lateralmente che in modo speculare dall'altro lato. Quindi andiamo e incominciamo. È molto semplice, ve lo dico, posso garantire, molto grazioso. Incomincio a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che vado a chiudere sulla prima catenella di base con un punto bassissimo. Poi vado in altezza con 3 catenelle che rappresentano un punto alto. Entro dentro il cerchietto e lavoro un altro punto alto. Dobbiamo a questo punto realizzare 6 gruppi di 2 punti alti separati da 2 catenelle. 2 catenelle di separazione e altri 2 punti alti, che sarebbero la prima parte del bordo margine laterale, 2 catenelle di separazione e altri 2 punti alti, una coppia meglio dire, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, sempre dentro lo stesso cerchietto, questo cerchietto, quello che abbiamo fatto con le catenelle. 2 catenelle di separazione e nuovamente ripetiamo la coppia di 2 punti alti. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Allora, questo lo mettiamo così, scusatemi, ma per essere migliore, la visione, la visibilità del compito che stiamo svolgendo, lo mettiamo di lato. Allora, ripetendo il lavoro che abbiamo fatto come base, è un cerchio di 6 catenelle all'interno del quale abbiamo lavorato 6 coppie
di due punti alti separati da due catenelle, di cui due parti faranno parte del bordo margine laterale, come l'altra due opposta, e questa centrale della cosiddetta linea guida, come vi ho spiegato all'inizio. Poi, sia da un lato che dall'altro lato, svolgeremo il nostro compito, il nostro scialle. Vado su in altezza con 2 catenelle e nel mio rigiro lavoro, ma se volete fare il punto eclissato, fatelo pure che non c'è problema. Entro dentro l'archetto e lavoro nuovamente 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti che ripeteremo sempre a bordo margine. 2 catenelle e qui in questo archetto, un vuoto libero, lavorerò una V, una V, un triangolo, definitelo come volete. 2 catenelle di separazione e mi ritrovo qui, fra i due punti alti della linea guida e anche qua mi ripeto nuovamente con 2 punti alti. Una catenella e 2 punti alti. Spero che si veda il lavoro. 2 catenelle di separazione in modo speculare in questo archetto lavoro un'altra V, un punto alto, una catenella, un punto alto. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto dell'altro bordo margine opposto. Anche qui lavoro 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Ora, su questo, come vi stavo spiegando, i due punti alti laterali formeranno il bordo. Questo formerà la linea guida centrale e da qui, dove abbiamo fatto le due V, svilupperemo il nostro lavoro a forma di stellina, di fogliolina, come voi preferite interpretarla. Rigiro lavoro con 2 catenelle, entro dentro l'archetto e mi ripeto. Scusate se divento ripetitiva, ma essendo speculare, ripeto il lavoro 2 volte, ma da una parte è anche meglio perché così si può intendere meglio, vedere la visualità di come svolgerlo. Ora, dentro questa V, io faccio 2 catenelle di separazione, dentro la V lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro la stessa V, 6 e 7. Di nuovo 2 catenelle di separazione e mi trovo al centro della linea guida. Anche qui ripeto lo stesso modulo, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti dentro lo stesso archetto, 1 e 2. Ora, dall'altro lato, in modo speculare, dentro questa V, ripeto altri 7 punti alti. 2 catenelle di separazione e dentro la V, 7 punti alti. 2, 3, 4, 5. 6 e 7. Nuovamente 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto del bordo margine laterale opposto. Mi ripeto con 2 punti alti, una catenella,
due punti alti. Stiamo dando forma alla nostra fogliolina, alla nostra stellina. Rigiro lavoro, con il rigiro lavoro, intanto vi faccio vedere il risultato che abbiamo ottenuto. Ecco che il lavoro si svolgerà ripetendo sempre la linea guida, sempre il bordo margine uguale, con questa parte e con questa parte. Rigiro lavoro con 2 catenelle, entro dentro l'archetto e ripeto, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 2 catenelle di separazione e adesso badate bene, su questo ventaglio di 7 punti alti lavorerò solo i primi 2 punti alti e gli ultimi 2 punti alti, ma in che modo? Li lavoro e non li chiudo insieme. Badate bene. Faccio 1, lavoro 2 e li chiudo insieme, così. 1, 2, 3 catenelle, raggiungo la base sottostante e i 3 punti alti centrali li lavoro a punto basso. 1, 2, 3. Gli altri due ultimi punti, come ho fatto all'inizio, li lavoro e li chiudo insieme a punto alto. 1 e non lo chiudo. 2. Punto alto e li chiudo insieme. Questo è il risultato che si ottiene. Stiamo cercando di dare forma alla stellina. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto della linea guida. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. 2 catenelle di separazione nell'arco dei 7 punti alti mi ripeto in modo speculare. Primi 2 li lavoro a punto alto, li chiudo insieme, 3 catenelle, raggiungo i 3 punti sottostanti a punto basso, 1, 2, 3, poi di nuovo gli ultimi 2 punti a punto alto che lavoro e chiudo insieme. 1 e 2. Ecco il risultato che si ottiene. Andiamo avanti. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto del bordo margine. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. 1 e 2. Ecco il risultato che abbiamo ottenuto. Dunque potete notare che in modo speculare si vede già la linea guida, il bordo margine e la stellina che sta prendendo forma. Poi arriveremo agli aumenti. In che senso? Che qui, in questo archetto, in questo altro archetto, in questo archetto in modo speculare e nell'altro archetto laterale faremo un'altra V perché sia la base per poter proseguire e fare gli aumenti da una stellina a due stelline. Spero di essere semplice, ma soprattutto gradevole. Rigiro e lavoro, 2 catenelle di rigiro e lavoro e mi ripeto con lo stesso modulo. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Catenelle e qui in questo archetto farò una V. Un punto alto, una catenella, un punto alto. Poi devo raggiungere, saltando questa specie di archetto e questo archetto,
salto questo archetto facendo 3 catenelle, una, due, tre, anche 4 in base al filato. Raggiungo questi punti bassi e li lavoro a punto alto, però non li chiudo. 1, 2, 3 punti alti e ora li chiudo insieme. Guardate, li tengo sull'uncinetto e ora li chiudo insieme. Scusate il tono di voce, ma ogni tanto sappiate già ormai che ho questo problema. Chiedo scusa. 1, 2, 3. 4 catenelle e raggiungo l'archetto laterale. Anche qui farò un'altra V. Un punto alto, una catenella, un punto alto. Abbiamo formato, come potete constatare e vedere, la prima stellina. Proseguiamo. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto della linea guida. Che ripeto allo stesso modo. Scusate, ogni tanto mi tiro un po' di filo. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti dentro lo stesso archetto. Proseguo in modo speculare, come ho fatto dall'altro lato, farò in questo. Qui farò una V, qui farò un'altra V. Salto questo archetto, questa punta e lavoro i punti alti solo al centro, chiudendoli insieme. 2 catenelle di separazione, un punto alto, una catenella, un punto alto. 1, 2, 3, 4 catenelle, raggiungo i punti bassi. Lavoro 3 punti alti, ma li chiudo insieme. 1, 2 e 3. E voilà, chiusi insieme, formano come un semino la punta, l'apice della stellina. Andiamo avanti. 1, 2, 3, 4 catenelle. Raggiungo questo archetto laterale. Farò un'altra V. Un punto alto, una catenella, un punto alto. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto del bordo margine. Guardate come si nota già. Ecco qui. Lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Ecco il risultato che abbiamo ottenuto. Badate bene, si forma una stellina da un lato, in modo speculare l'abbiamo lavorato dall'altro. Abbiamo gettato la base per fare il primo aumento e il secondo aumento da un lato e il primo aumento e il secondo aumento dall'altro lato, dove svilupperemo le altre stelline. Rigiro il lavoro. Scusatemi, un problema con il filo che si è incastrato. Allora, col rigiro lavoro io faccio 2 catenelle per agevolarmi nell'entrare dentro l'archetto e lavoro dentro l'archetto 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Dentro lo stesso archetto ci troviamo la V. Ripeteremo lo stesso lavoro che abbiamo fatto inizio qui, cioè dentro la V 7 punti alti. Faccio prima 2 catenelle di separazione, dentro la V lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7 dentro la stessa V. Proseguo. 1, 2, 3 catenelle, qui all'apice della stellina un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, in quest'altra V altri 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro la stessa V o V, come meglio preferite chiamarla. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto della linea guida centrale. E lavoro lo stesso modulo, 2 punti alti. Proseguo. 2 punti alti. Ops, mi scivola anche il filo. È scivoloso. È molto bello. 2 punti alti. Una catenella, 2 punti alti, 1 e 2. 2 catenelle di separazione e raggiungo in modo speculare l'altra V, anche qui 7 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 7. Ok, andiamo avanti. 1, 2, 3 catenelle sull'apice della stellina sottostante un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle e vado a raggiungere l'altra V laterale. Anche qui lavoro all'interno 7 punti alti, 1, 2, 3, 4, perché mi sfuggono, 4, 5, 6, 7. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto del bordo margine laterale, quello a forma di semicerchio, guardate, si nota già. E all'interno dell'archetto lavoro 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, il modulo di sempre. Ecco il lavoro ottenuto. La linea guida, il bordo margine a semicerchio, la stellina laterale, quella speculare e le due che abbiamo iniziato per fare l'aumento. Rigiro il lavoro. Con il rigiro lavoro, io faccio sempre le mie 2 catenelle, entro dentro l'archetto e farò 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una, 2 catenelle di separazione. E qui nell'archetto dei 7 punti alti mi ripeto come abbiamo fatto alla prima stellina. Lavorerò i primi 2 punti alti e gli ultimi 2, lasciando in sospeso quelli centrali. Allora facciamo un punto alto e non lo chiudo, un altro punto alto e lo chiudo insieme. Una, 2, 3 catenelle e vado giù.
Faccio tre punti bassi, 1, 2 e 3. Una, due, tre catenelle, gli ultimi due li lavoro nuovamente a punto alto, però li chiudo insieme. Così, dando forma alla stellina. Proseguiamo. 1. Tra una stellina e l'altra stellina facciamo un gruppo di 3 catenelle. E mi ripeto allo stesso modo. Lavorerò i primi due punti alti che chiudo insieme. 1 e 2, li chiudo insieme. 1, 2, 3 catenelle, vado giù e faccio 3 punti bassi. 1, 2, 3. Gli altri due punti, 1, 2, 3 catenelle, li lavoro nuovamente a punto alto, ma li chiudo insieme. 1 e 2 e chiudo insieme. E voilà. Abbiamo fatto la seconda stellina, la parte, perché non è finita. Proseguiamo. 1, 2 catenelle di separazione, entro dentro l'archetto della linea guida e mi ripeto con 2 punti alti. Una catenella, 2 punti alti. Prosegue in modo speculare allo stesso modo dal parte opposta. 2 catenelle di separazione. Sull'archetto dei punti alti i primi due li lavoro ma li chiudo insieme. Una, due, tre catenelle, poi vado giù e faccio tre punti bassi. 1, 2 e 3. Una, due, tre catenelle, gli ultimi due punti li lavoro a punto alto, ma li chiudo insieme. 1 e 2. Ecco il risultato dell'altro aumento in modo speculare dall'altro lato. Proseguo tra una stellina e l'altra un archetto di 3-4 catenelle, dipende dal vostro filato. Raggiungo i primi due punti alti che lavoro ma chiudo insieme. 1, 2, chiusi insieme. 1, 2, 3 catenelle, vado giù, faccio 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Nuovamente gli ultimi due punti a punto alto, ma li lavoro e li chiudo insieme. Quindi prima faccio una, due, tre catenelle, poi un punto alto e non lo chiudo. Secondo punto alto lo chiudo insieme. Una, due catenelle, anche tre. Di separazione e raggiungo l'archetto del bordo margine laterale, dove mi ripeto con due punti alti, una catenella, dentro lo stesso archetto, altri due punti alti. Ecco il risultato che abbiamo ottenuto, badate bene. Abbiamo fatto l'aumento di una stellina a due che dobbiamo terminare, la linea guida centrale e le altre due stelline che dobbiamo terminare. E qui la linea guida che darà forma a semicerchio al nostro scialle. Rigiro il lavoro. Col rigiro lavoro faccio 2 catenelle. Mi ripeto, entro dentro l'archetto. Due punti alti, una catenella, due punti alti.
1-2 catenelle di separazione e qui mi ripeto nuovamente a fare la V. In questo archetto una V, un punto alto, una catenella, un punto alto, 1, 2, 3 catenelle e vado a raggiungere i punti bassi sottostanti che io lavoro a punto alto ma chiudo insieme, così, dando forma all'apice della nostra stellina. 1, 2, 3, 4 catenelle e anche in questo archetto tra una stellina e l'altra farò un'altra V che sarà la base del prossimo aumento perché dobbiamo andare avanti fino all'altezza che desideriamo aumentando le stelline, aumentando gli archetti. Quindi un punto alto, una catenella e un punto alto. Proseguo 1, 2, 3 catenelle, raggiungo i punti bassi dove lavoro 3 punti alti insieme, ma li chiudo tutti e tre insieme, dando forma alla stellina, all'apice. 1, 2, 3. 4 catenelle, qui in questo archetto laterale farò un'altra V, un punto alto, una catenella e un punto alto, base dei prossimi aumenti. Guardate bene, qui abbiamo fatto una stellina, qui ne abbiamo fatto due e qui abbiamo gettato la V della terza stellina, quarta stellina al centro fra le due e qui con l'altra V terza stellina e si va avanti di seguito così anche fra una stellina e l'altra. Spero di essere semplice. Proseguo con 2 catenelle di separazione, entro dentro l'archetto di quella che considero linea guida e lavoro nuovamente 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. 2 catenelle di separazione e in modo speculare sia in questo archetto che in questo centrale che in questo laterale farò altre 3 V. 3 la base dei 3 aumenti. Quindi una V, un punto alto, una catenella e un punto alto. 1, 2, 3 catenelle e raggiungo la base dei punti bassi dove li utilizzerò per lavorarli a punto alto, ma lavoro e chiudo insieme che danno forma alla stellina. 1, 2, 3, 4 catenelle e vado di nuovo in questo archetto centrale a fare un'altra V. Un punto alto, una catenella, un punto alto, base per cui dopo nel passaggio successivo faremo un'altra stellina. 1, 2, 3, 4 catenelle, raggiungo i punti bassi. Lavoro 3 punti alti, ma li chiudo insieme. 1, 2, 3 e voilà, chiusi insieme. 1, 2, 3, 4 catenelle in questo archetto, questo spazietto di archetto laterale, un'altra V. Un punto alto, una catenella, un punto alto. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto del bordo margine laterale. 2 punti alti. Una catenella, 2 punti alti. 1 e 2.
Ora, non per essere noiosa, ma neanche ripetitiva, non vorrei allungarmi nei tempi e diventare antipatica. Mi pare di avervi dato le indicazioni per poter proseguire fino a quanto volete. Però io, siccome è un lavoro fatto in modo speculare, non mi vorrei molto allungarmi. Quindi ho fatto la prima stellina. Ho fatto la seconda stellina, vi ho fatto notare come anche tra una stellina e l'altra si fa la base per proseguire con le V, dove faremo di nuovo 7 punti alti, 7 punti alti, 7 punti alti. Ripeteremo la linea guida allo stesso modo e in modo speculare dall'altro lato nelle V. Di nuovo, 7 punti alti, 7 punti alti, 7 punti alti. Quindi da una stellina, due stelline diventeranno 3. Da una stellina, due stelline con le V diventeranno 3. E si va avanti di seguito così, fino all'altezza che desiderate raggiungere. Spero di essere stata semplice, di non essere complicata e che soprattutto sia gradevole il punto che vi ho proposto. Guardate come sono graziose queste stelline. Qui, ad esempio, ho gettato le basi come ho fatto nella dimostrazione per poter proseguire di nuovo con una, due, tre stelline linea guida. Ma in parte speculare, una, due, tre stelline e il bordo margine a semicerchio. Facilissimo. Queste sono le indicazioni che posso darvi per poter proseguire fino all'altezza che desiderate raggiungere. Spero di essere stata semplice nella spiegazione, come avreste potuto constatare, è facilissimo. Avrei potuto fare soltanto una parte, una mezza parte, ma mi piaceva farvi vedere tutto l'insieme che rende meglio e dà più visibilità, dà più bellezza, ampiezza al lavoro che sto svolgendo, che vi sto proponendo e dimostrando. Quindi spero di essere stata semplice. Se doveste avere qualche dubbio, qualche perplessità, guardate, riguardate il video e vi togliete ogni pensiero. Perché è facilissimo, come ho potuto cercare di fare del mio meglio, è facile da realizzare. È facile, è grazioso, è delicato, è reversibile, si può fare una stola, un coprispalle, uno scialle, quello che la fantasia vi indurrà a realizzare. Chiedo scusa ancora per il tono della voce, ma oggi va così, anche perché dovuto al tempo che non è dei migliori in questo periodo. Chiedo scusa, abbiate pazienza. Spero di essere stata soprattutto semplice nella spiegazione, gradevole allo stesso tempo, nonostante la voce rauca. Quindi non mi resta a questo punto altro che salutarvi, ringraziarvi per avermi seguito, dato la vostra attenzione, la vostra compagnia e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Spero e auspico che sia stato di vostro gusto, gradevole, che vi abbia dato uno spunto creativo, un lavoro in più da eseguire e di vostro gusto, di vostro piacere. Quindi di solito vi saluto lasciandovi in francese e siccome abbiamo utilizzato l'uncinetto, vi saluto in francese perché si dice uncinetto a crochet. Quindi al prossimo tutorial vi aspetto, vi do appuntamento. A crochet, salve, ciao, al prossimo tutorial.
Grazie. Ciao. A crescere. Ciao.